sta di, ma non si vede niente. Oddio, oddio, sta schiena. Ma dico io, ma sti buchi delle serrature, fateli più alti, no? C'è niente da fare. A far cameriere dentro sta pensione non c'è se resiste, non c'è. Ecco, per esempio, no? Ma dico io, sentite che sta radio non trasmette niente. E spegnete, no? Poi dice che so io che sto sotto. Ma mo basta, eh? Ma sono licenziato. Nel senso che la padrona che ha cacciato via. Una mazzone perfetta, tutto giorno a camminar. La donna, poveretta, non la fanno mai montar. Non si fa così, lo ammetto, che il cavallo può stancar. Sento dire, ogni momento, l'occasione vorrei aver. Io del maneggio son la padrona, la mia persona faccia mirar. I cavalieri fanno le gare per cavalcare insieme a me. Se più deboli non ce la fanno, io l'erbetta li lascio mangiare. Di più robusti li fo saltare. Opla, opla, opla. Pandolfo, che cosa è successo? No, non sta al cesso, sta in camera sua, sta. Ho chiesto cos'è stato questo colpo. Ah, lei dice che roba di stomaco. Di stomaco? Lei dice che è stato quel polpo. In effetti quel era un po' pesantuccio, Signora Fattocchia, sono mortificato, anzi mortificatissimo. Le chiedo scusa profondamente, anzi profondissimamente. La squisitezza della sua anima deve intercedere per il mio perdono. Ma la prego, don Anselmo, ma cos'è stato? Ce lo spiego subito, signora Frattocchia, anzi subitissimo. È una questione di polizia. Irruzione di polizia, e ce lo sapevo. Silenzio, la servitù. È arrivato il gatto pardo, è arrivato. C'entra la polizia? Ma no, signora Frattocchia, non polizia, pulizia. In camera mia stavo pulendo. E che pulisce col tridotto? Ma Pandolfo, non pulisci la camera di Don Anselmo? Io no, invece fa entrare, dice che lì non è continente, è Sicilia. Oggi la donna è indipendente e va velocemente verso la libertà. Ma poi cos'è sta indipendenza? Una presa di coscienza, però chissà, chissà. E vieni, vieni, vieni maritino, sul mio cuore, cuore, cuoricino. Lo voglio molto bello e robusto, un Ercole, madone, un gran bel fusto. Se poi è piccolino e chiatto chiatto, basta che è un po' simpatico e m'adatto. Vieni, vieni, vieni maritino, sul mio cuore, cuore, cuoricino. Bella presenza e buona posizione, un conto in banca almeno un bel milione. E se poi è un impiegato del momento, del suo stipendio fisso, beh, ma contento. Mio caro Gualtiero, quello che dici tu è impossibile. Ma perché? Non mi stimate degno di sposare vostra figlia? Ma per carità, tu sei un bravo giovane, anzi bravissimo, figlio di un mio caro amico, anzi carissimo, ricco proprietario, anzi ricchissimo. E allora? E allora il fatto è che mia figlia è già promessa. È già promessa? E a chi? A un americano. A un americano? Devi arrivare proprio oggi dall'America. E tu lo siete andato a pescare, dico! Ora ti spunta! Ora ti spiego. Tu sai che mio fratello, 100 anni fa, è andato in America a raggiungere le persone della nostra famiglia. Sì, sì, della famiglia vostra. Nostra, nostra.
È tutto un giro di cose. Vostre. Nosce, nosce. E lì, a colpo di gomito, a colpo di fortuna. A colpi di lupare. Se ricomincia? Rambò?